Il secondo giorno in Madagascar inizia con un viaggio di 12 km che parte da Ampefi fino a raggiungere i geyser di Andranomandroatra. Lungo la strada, che non è delle migliori, non ci sono case, a parte un piccolo villaggio dove ci fermiamo ad ammirare dei bambini che giocano a calcio, senza scarpe e con un pallone fatto con spago e carte arrotolate. Il malgasce si chiama Ampemba, in francese bleu, o se no il tapioca, diciamo. Sembrano i nostri popcorn. Proprio perché è poco conosciuto e poco turistico, abbiamo deciso di visitare questo posto durante la nostra avventura in Madagascar. Ci ritroviamo in mezzo al nulla, nella natura più incontaminata, dove a risaltare ai nostri occhi è il giallo intenso di queste particolarissime formazioni calcaree in continua crescita. In realtà non sono affatto geyser naturali. Il colore rosso-arancio è dato dall'alto tasso di ferro contenuto nell'acqua espulsa da una miniera di argonite nelle vicinanze. Le pareti delle rocce sono molto scivolose e bisogna fare tanta attenzione per raggiungere il punto più alto. Ci troviamo poi faccia a faccia con il mostro di Ampefi, una strana formazione che ricorda appunto la faccia di un mostro. Chiamati anche geyser di Analavori, sono una meta molto ambita dai malgasci, che trascorrono le loro vacanze in totale relax, tra massaggi con l'argilla e piscine naturali. Per tornare indietro scegliamo una strada alternativa, perché quella dell'andata sarebbe stata troppo facile. Così, uno ad uno, attraversiamo questo ponte di legno, a tratti instabile e pieno di chiodi arrugginiti. E questo è solo il primo ostacolo dei tanti che dovremo ancora affrontare. Questa non è l'unica visita della giornata, e il tempo a nostra disposizione è davvero poco, ma nonostante ciò, prima di andar via, ci fermiamo per lasciare qualche cadeau ai bambini sulle rive del fiume in cambio di sorrisi e sguardi indimenticabili. Lungo la strada del ritorno attraversiamo nuovamente il villaggio e anche qui ci fermiamo per donare biscotti ai più piccini, restando sbalorditi dalle condizioni in cui vivono. Case formate da una sola stanza per un'intera famiglia, sempre numerosa. Eccoci di passaggio ad Analavori,
una piccola cittadina di agricoltori. Con circa 45.000 abitanti, rappresenta un punto di riferimento per tutti i villaggi limitrofi. Per questo è sempre molto disordinata e affollata. Ci sono scuole, il municipio, la chiesa, negozi e bancarelle che vendono qualsiasi cosa, in particolare riso, mais e pomodori, le colture più sviluppate in questa zona. Ultima sosta per gustare ancora una volta l'ananas più buona del Madagascar, perché non ripercorreremo più questa strada. Ci rimettiamo in viaggio sul nostro pulmino, sotto il sole cocente. Ci restano ancora 130 km da percorrere e un'ultima spunta da mettere sul nostro itinerario di questa intensa giornata. Siamo diretti ad Antananarivo e non ci resta che visitare il Lemur's Park, arrivando giusto in tempo per il pranzo. Buonissimo, com'è? Veramente buono. Un giardino botanico di circa 5 ettari, dove sono presenti più di 70 piante endemiche e 9 specie di lemuri tenuti completamente in libertà. Qui abbiamo avuto il nostro primo incontro ravvicinato con questi curiosissimi animali, simbolo del Madagascar. Il termine lemure deriva dal latino lemures, che sta a indicare gli spiriti notturni della mitologia romana, riferendosi al fatto che possiedono grandi occhi dall'aspetto spiritato e conducono una vita notturna. Si nutrono principalmente di frutta e insetti, e la maggior parte di essi, essendo animali domestici, sono stati confiscati e affidati al parco con lo scopo di preservare la specie e reintrodurli in natura. Eccoci ritornati nella capitale, questa volta in un inquietante hotel, The President. Percorreremo 180 km per raggiungere Ansirabe, facendo visita al distretto di Ambatolampi. Come ogni città o villaggio del Madagascar, è il caos a regnare. Probabilmente c'è stata una festa e tutte le donne sono intente a lavare pentoloni, tantissimi piatti e un'infinità di bicchieri. La risorsa principale della zona è l'alluminio, che proviene dal recupero di cerchioni e pezzi di auto, con cui realizzano attrezzi, utensili, oggetti d'arte, souvenir, ma principalmente pentole. Il procedimento non è molto complesso, ma il tempo di lavorazione dipende da ciò che si vuole realizzare. Da notare che il tutto è fatto completamente a mano e senza l'utilizzo di alcun macchinario. Lasciamo questa fonderia a carattere familiare, come molte altre presenti nei dintorni, per continuare la nostra visita. Yeah.
questo qui è il cinema del Madagascar. Cinema del Madagascar. Salama. Non c'è neanche il tempo di pensare a ciò che abbiamo appena visto, che ci ritroviamo nel mercato del villaggio, dove vendono per lo più beni alimentari, come carne, pollo, frutta e verdura. Prima di andare via, due bimbe ci seguono per chiederci qualcosa. E vedere la felicità nei loro occhi non ha prezzo. Ci rimettiamo in viaggio, fermandoci poco dopo per acquistare dei camioncini di legno fatti interamente a mano e tipici di questa zona. E lungo la strada notiamo come la gente sia costantemente al lavoro. Arriviamo finalmente ad Ansira Bay, dove alloggiamo nel Green Park Hotel, una struttura composta da soli 15 bungalow immersi in un meraviglioso giardino tropicale, una vera e propria oasi di pace, dove approfittiamo per rilassarci un po', visto che nei prossimi due giorni percorreremo ben più di 700 km per raggiungere Morondava. I bungalow sono semplici e spartani, all'interno solo il letto e un piccolo bagno senza porta. Ansira Bay è la terza città più grande del Madagascar ed è conosciuta anche come capitale dell'artigianato malgascio. Le corno dello zebu. E quando compriamo il corno c'è l'osso dentro. E per togliere l'osso bisogna di mettere in acqua calda per 10 minuti. E l'osso arriva fino a qua. La buca è piena. La visita alla fabbrica delle corna di zebù non è l'unica. Abbiamo modo anche di vedere quella della seta e come costruiscono piccole biciclette con lattine e fili metallici. Continuiamo il giro per la città in ciclopus, un'alternativa al tradizionale puspus, un mezzo di trasporto urbano a trazione umana, utilizzato soprattutto in questa zona. Yeah.
Ebbene sì, questo gruppo di persone ci ha seguito durante il nostro giro in ciclobus fino all'hotel per avere qualche vestito nuovo. Abbiamo appena finito il nostro giro in puspus, siamo stati letteralmente assaliti, c'erano anche donne incinte con bambini, davvero una scena incredibile. Adesso stiamo andando a raccogliere qualche regalo, qualche pensiero, magliette, un po' che abbiamo portato noi in valigia prima di partire. Quindi adesso ci siamo. Allora, mamma.